I podcast di La 7, ovunque con te. 8:30. Buonasera, benvenuti a 8:30 e buon primo maggio a tutti. Buonasera, benvenuta Gianna Fracassi, vice segretaria generale della CGIL. Buonasera Massimo Cacciari, filosofo, buonasera Beppe Severnini, editorialista del Corriere della Sera e buonasera Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Allora, buonasera. Per l'appunto, primo maggio festa del lavoro o al lavoro? Subito dopo la pubblicità. Gianna Fracassi, allora Giorgia Meloni ha detto che quello di oggi è il più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni e che non capisce chi riesce a polemizzare con queste scelte. Allora, intanto è il più importante taglio delle tasse degli ultimi decenni e voi state polemizzando con Giorgia Meloni e questo taglio al cuneo fiscale? Buonasera dottoressa Gruber e buon primo maggio prima di tutto. No, noi non stiamo polemizzando, a parte che non è il più grande taglio del cuneo fiscale, perché c'è chi ha fatto di più, chi ha dato anche strumentazioni diverse o ha utilizzato strumenti diversi di natura fiscale per intervenire da chi, questo per punto esempio? Di vista. Ma voglio ricordare il bonus 3. Aveva un impatto, diciamo, anche dal punto di vista economico considerevole. Quindi non è che qui si taglia di più. Qui c'è un problema legato all'equità nei confronti dei lavoratori pensionati dell'imposizione fiscale, quindi e ha la necessità di intervenire per dare risposte, perché, come tutti sappiamo, è aumentato il costo della vita per effetto dell'inflazione. Il problema che noi poniamo a Meloni è che a parte che non potremmo polemizzare, mi permetta dottoressa Gruber, perché l'abbiamo chiesto noi, quindi sarebbe assurdo, diciamo, polemizzare su una misura che abbiamo richiesto, e l'abbiamo chiesta a Meloni e l'abbiamo chiesta anche a Draghi. Il punto che abbiamo posto è prima di tutto che si arriva in ritardo, perché una misura di questa natura andava collocata in legge di bilancio. In secondo luogo che è temporanea, perché ha una durata di 6 mesi, è una sorta di una tantum, diciamo, e come abbiamo detto in coerenza prima a Draghi e poi a Meloni, in questo momento c'è bisogno di dare una forte spinta sul versante delle risorse da mettere in tasca alle persone, perché l'inflazione continua a essere molto alta, quella acquisita è sicuramente abbastanza alta, ma abbiamo una dinamica soprattutto del carrello della spesa che continua a essere pesante per i lavoratori e per i pensionati. Quindi il punto è che arriva un po' in ritardo. Poi dopo, se si vuol fare l'operazione, diciamo, simbolica come è stata detta, beh, la si passa, però il lavoro avrebbe bisogno, come dire, di interventi non solo il primo maggio, ma tutti i giorni dell'anno. Capisco che si è stati impegnati su altri provvedimenti, abbiamo atteso 4 mesi per avere un intervento sul lavoro, però insomma non lo si usi strumentalmente questo giorno per altre motivazioni. Allora Massimo Cacciari, lei che idea si è fatto? Perché oggi la Meloni ha diffuso un video e ha rinunciato a fare la conferenza stampa che sembrava invece avrebbe fatto, e ha detto che ha festeggiato il primo maggio con i fatti, non con le parole. I sindacati, la sinistra fanno troppe parole, troppi pochi fatti? Beh, mi pare che sul tema del lavoro, della retribuzione, del precariato, del cuneo fiscale,
in tutti questi anni ci fosse la cosiddetta destra o la cosiddetta sinistra, ben poco si è fatto. Mi pare che siano i dati a mostrarlo, no? Quindi, cioè, il nostro paese mi pare che ormai il reddito da lavoro sia sotto il 50% del reddito nazionale. Di cosa si va parlando? Sono milioni anche quelli che lavorano, che ormai lavorano in condizioni salariali e retributive da miseria, ma di cosa andiamo parlando? Certo che mancano le risorse, chiaro. E ma le quindi, risorse non si beh, possono mi scusi, ottenere quindi così. La cosa che ha fatto ottenere. Oggi scusi, il scusi, governo... Se, ma scusi, mi faccia finire, no? Mi faccia finire certo il ragionamento, la finire. Scusi, ha interrotto la Fracassi prima? E allora mi lasci finire, no? Stiamo parlando di cose drammatiche, sempre a slogan, sempre a battute, ma è possibile? No, allora qui non andiamo sto per dicendo slogan, che non andiamo che per più battute, professor Cacciari, come lei ecco, sa molto allora, bene. È chiaro che qui occorrono le risorse, come si diceva prima, ma le risorse non si ottengono con i debiti, no? Facendo debiti ulteriori, si ottengono con manovre di natura anche fiscale e ridistributiva di grande peso, e di questo si dovrebbe parlare, dovrebbero parlare pure i sindacati, perché altrimenti le risorse per combattere l'inflazione, per diminuire ulteriormente il cuneo fiscale, eccetera, eccetera, non ci saranno mai. Questo è il discorso da fare, questo sarebbe il discorso da fare seriamente, invece non lo fa nessuno, né a destra né a sinistra, anzi è il tabù quello delle tasse, come si sa benissimo, per la destra come per la sinistra. Ammesso che queste parole abbiano ancora un senso. Ecco, prima di dare la parola agli altri ospiti, la faccio subito replicare, Gianna Fracassi, perché è chiaro che è un problema di risorse ed è chiaro che sul fronte fiscale questo governo non sta dando grande prova di grande lotta all'evasione fiscale astronomica che abbiamo nel nostro paese, per esempio. Perché voi non vi battete di più? Guardi, il professor Cacciari ha ragione, e non è vero che non ci battiamo, tenga conto che uno dei punti delle manifestazioni di maggio è esattamente la riforma fiscale, però c'è un problema, professore, noi siamo di fronte a una legge delega di riforma fiscale che contestiamo, ma che sarà presentata in Parlamento, anzi è già incardinata in Parlamento, questa riforma stabilisce dal punto di vista fiscale una tassazione diversa a seconda delle tipologie di lavoro, capisce? Una differenza, ineguaglianza, chiamiamola così, sia orizzontale che verticale. Certo che il tema fiscale è importante, lo abbiamo posto anche ieri alla Premier Meloni e abbiamo chiesto perché non avete, per esempio, non siete intervenuti sugli extra profitti. Perché non fate un contrasto vero alla legge, all'evasione fiscale invece di introdurre qua e là condoni? Da ultimo segnalo il condono penale nel decreto bollette per i grandi evasori, non per chi non ha pagato la multa. Cioè questi temi noi, vede professore, li poniamo. Però nel momento in cui un governo fa esattamente il contrario, sono gli stessi temi che andiamo ripetendo da anni li andiamo ripetendo. Lo gli capisco, però questo infatti è un problema questioni. Che il nostro paese e aggiungerei anche che in Italia è scandalosa la situazione della tassa di successione e c'era bisogno di una patrimoniale. Allora, aspettate, faccio intervenire un attimo, Fracassi un attimo, voglio far intervenire Sallusti e poi Severnini. Sallusti, vedevo domanda. Che non eri molto d'accordo. Dei fatti, non ho fatto nessuna domanda. Penso che sia, io sto assistendo a un dibattito surreale, perché io credo che oggi qualsiasi persona di buon senso, di destra, di sinistra, dovrebbe essere contenta che in questa situazione non facile un governo, nel caso di destra, ma qualsiasi governo, mette certo. Circa 100 euro netti nelle buste paghe di milioni di lavoratori di certo. Redditi medio-bassi. Dovremmo essere qui a festeggiare, a stappare una bottiglia di champagne. E invece siamo qui a parlare che è in ritardo. Ma è in ritardo rispetto a che cosa?
è in ritardo non rispetto ai 5 mesi o 6 mesi che c'è questo governo, è in ritardo rispetto ai 10 anni in cui ha governato la sinistra e si è occupata di transgender invece che di buste paghe di lavoratori. No, siamo in ritardo, perché la destra certo, invece, ma lo stiamo, perché lo i governi stiamo... Berlusconi invece hanno risolto questo problema. No, governo Berlusconi cosa, sono di 18 dice, di 13 anni invece fa, invece di 14 di anni fa, invece hanno risolto eravamo... il problema. No, ma lei è contento che lei è contento. Lei è contento che dal primo sì, sono luglio... Sì, sono contento della riduzione del cuneo fiscale. Allora sono contento della riduzione allora del cuneo fiscale. Sì, signore. E dica grazie. Ma, era implicito in quello che dicevo. Dico che non è sufficiente. No, non era implicito. Che non bastano le risorse. Non è sufficiente. Ma ha seguito quello che ho detto, viva Dio. Ma l'ha seguito. Ho detto che per riforme serie non bastano le risorse attuali. Occorrerebbero manovre fiscali sulle quali voi di destra in primis avete il tabù totale. Io niente, c'è in corso, oggi non era in discussione la riforma fiscale è stata incardinata in Parlamento, avrà un iter, vedremo alla fine che effetti produrrà, ma oggi noi dovremmo dire grazie Meloni e soprattutto una sindacalista della CGIL dovrebbe dire grazie Meloni che hai messo in tasca 100 euro a dei lavoratori. Allora, punto. Voglio sentire Beppe Severmini, guardi, perché diciamo dobbiamo un attimo, dobbiamo ricordare che un attimo... Dobbiamo ricordare che questa, che naturalmente ben venga il taglio del costo del lavoro, è quello che chiedono i sindacati e non solo da tanti anni, è stato fatto già qualche cosa in precedenza. Questa misura presa oggi dal Consiglio dei Ministri è temporanea, 6 mesi da luglio fino alla fine dell'anno, ma molto presumibilmente verrà rifinanziata, speriamo, anche perché i soldi da qualche parte li troveranno. Beppe Severmini, tu che idea ti sei fatto? Ma innanzitutto la scelta di fare tutto questo il 1° maggio, non ne abbiamo ancora parlato, però tu hai augurato giustamente un buon 1° maggio che sta finendo a tutti quanti, quindi io non credo, come ha detto Landini, che sia un'operazione irrispettosa e offensiva, però è un'operazione provocatoria, politicamente provocatoria, perché il 1° maggio è una festa tradizionalmente sindacale, una festa di sinistra, ricorda l'articolo 1 della Costituzione, ricordiamo che il fascismo ha cancellato la festa del 1° maggio nel 1923, quindi una delle prime robe che ha fatto ha cancellato il 1° maggio, quindi io credo se l'avesse fatto il 3 o 4 maggio cambiava poco, se posso non è il punto principale, in questo momento noi sul fuoco dovevamo buttare acqua e non benzina, invece un pochino, ma è nel suo stile, la politica vuol dire anche questo, c'è stato questo aspetto. Di tutto quello che è stato detto, siccome non c'è tempo, due cose mi hanno colpito. Il taglio del cuneo fiscale, certo, ha ragione Alessandro, è certamente una buona idea, non è che quando lo faceva Renzi andava bene perché lo fa la Meloni non va più bene. Dare più soldi alle persone che ne hanno bisogno perché hanno redditi bassi è un'ottima cosa. Però, come è stato ricordato, vale fino al 31 dicembre. Io, come te, Lilli, penso che lo rifinanzieranno per un motivo semplicissimo, che poi abbiamo in primavera abbiamo le elezioni europee, quindi figuriamoci, e queste sono le cose che portano i voti, come Renzi ben sa. Quindi questo accadrà. L'altra cosa, e sarò molto breve, riguarda i contratti a tempo determinato. Ci sono 3 occasioni in cui possono essere rinnovati, eccetera, eccetera. La seconda, leggo così mi ricordo, allora per esigenza di natura tecnica, organizzativa e produttiva. Vuol dire sempre, di fatto il contratto, in questo modo il contratto a tempo determinato diventerà la norma, che pone alcuni problemi, legata alla pensione dei ragazzi, dei più giovani, legata agli aiuti per la maternità. Il contratto a tempo determinato non è una cosa cattiva. Al Corriere, Lilli tu lo sai, tutte le assunzioni degli ultimi anni sono passate dai più giovani attraverso dei contratti a tempo determinato che poi diventano indeterminato. Questa è la fisiologia del lavoro normale. Perché è difficile che uno ti prenda immediatamente a tempo indeterminato. Però il passaggio ci deve essere, perché se non ha la garanzia, una giovane coppia non ha il mutuo in banca e non riesce a fare progetti e figli. E qui mi fermo.
E certo, quindi la natalità va a farsi benedire. Gianna Fracassi, come, perché ci sono appunto una serie di questioni che questo decreto affronta o non affronta, e di fatto c'è una precarizzazione ulteriore del lavoro e la questione dei contratti a tempo determinato. Avete paura, avete anche voi questo timore che potrebbero in realtà poi durare in eterno? E siccome Landini stasera ha detto che voi siete pronti a mobilitarvi e siete pronti anche a fare uno sciopero, perché dice che non escludete nulla. Guardi, mi faccia dire semplicemente con una battuta che quello che è stato fatto oggi sul Cuneo, chiesto da CGIL e CISL UIL da oltre 2 anni, quindi non do la responsabilità al Presidente del Consiglio che non ha, perché non aveva incarichi istituzionali, ma gli do le responsabilità di non averlo fatto in legge di bilancio e di essersi occupata di altro in questi mesi, mentre c'era un contesto e un costo della vita che aumentava. A me non me ne frega niente di 10 anni fa, Sallusti. Il problema dell'aumento dell'inflazione, come lei sa molto bene, è determinato dalla guerra, dall'impatto sui beni energetici. Quindi io do la responsabilità a chi, dopo diciamo, l'invasione russa in Ucraina, e quindi quello che ne è determinato sul versante dei beni energetici, non è intervenuto. Governo tecnico, governo politico, a me non interessa, quindi non è una gentile concessione, è quello che serve alle persone per affrontare il costo della vita. Perché noi contestiamo una parte di quel decreto? Perché c'è tutta una parte, come giustamente diceva Lidi Gruber, che riguarda la precarietà, e noi sappiamo bene che uno dei problemi, una delle cause anzi, del lavoro povero è esattamente la situazione di precarizzazione e di discontinuità lavorativa, che comporta il fatto che non c'è una naturale, come quando forse anch'io ero più giovane, passaggio dal tempo determinato al tempo indeterminato oggi. Purtroppo il contesto e la realtà che soprattutto i giovani si trovano ad affrontare è un contratto a tempo indeterminato, diciamo, sempre, e questo è il punto. Allora, poiché noi sappiamo, i dati sono noti, no? Che noi abbiamo tanti contratti a termine, abbiamo tante forme di lavoro precario, forse sarebbe stato opportuno in questa fase fare altro, non per esempio liberalizzare le causali del contratto a termine, non, ma qui metto un punto interrogativo perché non so che cosa sia accaduto, aumentare i voucher, capisce qual è il problema? Perché questo alimenta esattamente quel lavoro povero a cui si tenta di dare una risposta sul versante del cuneo contributivo. Io penso che sia sbagliato questo intervento e che non sia quello di cui abbiamo bisogno. Ecco, ti do subito la parola, Sallusti, ma prima voglio sentire ancora il professor Cacciari. Allora, la ulteriore precarizzazione del lavoro e di un lavoro che è già molto povero. Diciamo che è una politica di destra-destra questa, o è una politica che avrebbe fatto qualunque altro governo? Anche perché, politica, anche perché gli imprenditori hanno più mani più libere in tutto questo. Sì, ma veda, è una dinamica assolutamente complessiva del lavoro e del mercato del lavoro, almeno da 30-40 anni a questa parte, che riguarda praticamente la totalità dei paesi industrializzati. Da noi questo processo non è stato contrastato in alcun modo. In altri paesi di più, ma la sostanza non cambia. Cambia che la precarizzazione del lavoro è una costante ormai da molti, molti anni. Come si contrasta? Si contrasta con la consapevolezza che nella società contemporanea sempre di più andrai a formare due grandi, che non sono più classi, ma due grandi dimensioni sociali. L'una, che di coloro che appartengono più o meno stabilmente al sistema tecnico, economico, dell'informazione, culturale, eccetera, eccetera, che sono una minoranza,
e in questo si concentra la gran parte delle ricchezze che vengono prodotte, sempre di più. Ma voi avete visto, per così per curiosità, gli stipendi che in una situazione di crisi si danno i manager delle industrie grandi, medie, piccole di questo paese, per non parlare di questa Europa, chiusa la parentesi, e dall'altra parte una moltitudine di individui debolissimi sul mercato del lavoro. Il sindacato ne sa qualcosa, anche se non lo dice, lo copre qualche volta, ma debolissimi. La contrattazione nazionale conta sempre di meno, i contratti sono sempre più individualizzati, il sindacato riesce a controllare pochissimo su queste dinamiche, lo sanno benissimo da anni, basta vedere la quota di pensionati sulla totalità degli iscritti. Credo che anche nella CGIL ormai i pensionati sono la maggior parte degli iscritti della CGIL. No. Questi sono no. i fatti drammatici. Allora, o c'è una grande politica, sì quasi, questione, o c'è una grande politica che attraverso meccanismi ridistributivi, ma tipo quelli del secondo dopoguerra, arresta questi processi o li contiene, oppure saranno inarrestabili. Questa è la verità, pura e semplice, che ci sia il governo della Meloni, che ci sia il governo di Draghi, che ci sia il governo di Renzi, che ci sia il governo di Pinco Palla. È chiaro? Ecco, questa è la situazione. Per cui il discorso di prima sulle grandi politiche ridistributive fiscali è quello l'unico necessario, anche per affrontare i problemi del mercato del lavoro e del lavoro, se vogliamo dare risposta a milioni di persone che ormai, come si diceva una volta, non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Alessandro Sallusti, questo ce lo dicono anche i dati, tutti i dati economici e statistici, che la situazione è quella che ci ha appena descritto Cacciari. In questa situazione la cosa più urgente era togliere a centinaia di migliaia di persone il reddito di cittadinanza, era questa la priorità, visto che poi erano il 18% dei percettori, sì, degli togliere... attuali percettori, ha un altro lavoro, a dimostrazione del fatto che, essendo il lavoro così povero, che chi ha un lavoro poi deve chiedere anche il reddito di cittadinanza, perché non arriva a quel minimo di reddito che lo fa campare in modo decente. Esatto. Ma guarda, questo è un discorso, ne discutiamo da anni di questa questione, è una scelta di indirizzo politico generale, cioè una scelta è quella di assistere le persone, l'altra è quella di offrirgli l'opportunità di non essere assistiti, ma di farcela con le loro gambe. Sono due strategie diverse, ovviamente. Questo governo da subito ha detto che imbocca la strada, la seconda strada. E anche quello che noi di cui stiamo parlando, che è la parte del decreto di oggi che riguarda il lavoro a termine, l'emergenza principale del mondo del lavoro in questo momento non è il lavoro a tempo determinato o indeterminato, ma è il lavoro nero. Allora, allargare le maglie dei contratti a tempo determinato e ovviamente aumentare i controlli, perché, come dire, questo va da sé, e significa provare ad aumentare la platea di lavoratori che possono accedere a uno stipendio, sia pure in maniera temporanea, e quindi a diventare pagatori di tasse, e quindi a finanziare la crescita del paese o la redistribuzione del reddito, perché la redistribuzione della ricchezza la si fa attraverso le tasse. Quindi se la gente lavora in nero non distribuisce nessuna ricchezza. Quindi il tentativo, se ho capito bene, della Meloni è di allargare la platea dei lavoratori. Funzionerà? Non funzionerà? Lo vedremo. Però non mi sembra un tentativo stupido o da bocciare, come dire no, ma è a tempo determinato. Meglio tempo determinato in regola che tempo indeterminato in nero. È così, Gianna Fracassi? Guardi, io questo discorso ce lo sentiamo ripetere da circa 20 anni. È uno degli argomenti che ha favorito la destrutturazione del mercato del lavoro e l'introduzione di forme di precarietà o flessibilità, come forse piace di più denominare, che non ha nessun altro paese al mondo. Allora, non funziona così. Purtroppo, glielo dico, dottor Sallusti, magari ci fosse uno strumento che permette di contrastare il lavoro nero. Il lavoro nero si contrasta come? Con più controlli,
incrociando le banche dati, perché è possibile determinare, definire, oggi ci sono tutti gli strumenti digitali, guardi, per poterla affrontare, garantire tutte le transazioni in modo digitale. E voglio ricordare però che questo è il governo che ha aumentato il tetto del contante. Io non sono d'accordo, noi non siamo d'accordo, perché anche attraverso quello strumento passa per esempio il controllo sul versante del lavoro. Quindi è un argomento che purtroppo alla prova dei fatti, al dato che abbiamo oggi negli ultimi 20 anni, non solo non ha contrastato il lavoro nero, ma ha determinato una condizione di difficoltà delle persone. Quindi è un argomento che francamente non ci porta molto avanti. Invece il problema che noi abbiamo oggi è quello di il vero problema del lavoro è il lavoro povero, e oggi sul lavoro povero, come dire, questo intervento rischia di allargare le maglie, aumentare la condizione di impoverimento. Questo è il punto. Non c'è una valutazione, poi si può fare, si figuri la riforma fiscale, siamo d'accordo di intervenire, ma purtroppo glielo dico, lo dico anche al professor Cacciari, questa riforma fiscale va in un'altra direzione, quella che è stata incardinata in Parlamento, quindi evidentemente, come dire, non c'è una volontà di intervenire con la patrimoniale, con la tassa sulla successione, con la tassazione delle grandi ricchezze, equiparando la tassazione della rendita a quella sul lavoro. È stato un tabù di tutti i governi la riforma fiscale. Della rendita pagata, tassata meno che il lavoro. Siamo d'accordo. Poi c'è qualcuno però che il Parlamento le dovrebbe fare queste cose. Noi siamo il sindacato, glielo ricordo. E da questo punto di vista, certo che questo smembramento, questa frantumazione del mercato del lavoro pone un problema di rappresentanza, sono proprio d'accordo, ma non è che abbassando le tutele tu risolvi il problema, e io penso vada contrastata quella polarizzazione a cui lei faceva riferimento, professor Cacciari. Vada professor Cacciari, rapida replica e poi Severnini. Esempio la Spagna, in Spagna hanno fatto qualcosa di importante. Ma vada, per carità, in Spagna stanno 10.000 volte peggio che noi, dai, per carità. Sì, ma hanno fatto una riforma sul lavoro che fa prevalere il tempo indeterminato sul tempo determinato. Sì. Lo potremmo fare anche noi. Perché per non esempio. Lo facciamo? Guardi i dati della Spagna. Incentivando le imprese in un determinato modo si può fare. Avete perso le elezioni. Incentivando le imprese in un determinato modo lo si può fare, come è stato tentato varie volte, ma non è quello non è quella la questione. La questione è che noi dobbiamo porci in un'ottica completamente diversa, ormai è chiaro, perché anche la rivoluzione che ci attende, che ormai è in atto, diminuirà il lavoro necessario anche nel terziario in modo massiccio, dirompente, devastante, se non ci sono grandi politiche a contrastare il processo che è inarrestabile, ma a pararne le conseguenze sui ceti più deboli, sui ceti meno abbienti, sui ceti più precari anche per la loro formazione. Questi sono colossali problemi che nessun paese occidentale sta affrontando in modo adeguato, per carità, non è la Meloni. Ecco, ma so benissimo che non è la Meloni, figuri. Soprattutto la Meloni che richiederebbero... Con le risorse che ha, diciamo la verità, questo governo sulla parte politica. Fiscale, eccetera, c'ha una politica di destra che è una politica di destra e lo è sempre stato e lo seguirà, eccetera, eccetera. Quindi tabù, materia fiscale tabù, cercheranno di... Ma però sulle questioni sociali, sulle questioni dell'occupazione, che cosa sta facendo? Obiettivamente, un po' di onestà intellettuale, dai, un po' più, un po' meno, sta facendo tutto sommato un po' di più di quello che ha fatto l'ultimo governo. Diciamolo, no? L'ultimo governo ha ridotto il cuneo fiscale, l'ultimo governo, in questi termini, no? 2%. E con i precedenti cosa hanno fatto contro la precarietà, eccetera? Dai! Un po' di onestà intellettuale Beppe sulle politiche Severnini, fiscali chiaro. È un governo di destra e continuerà ad andare in quella direzione là. Sulle altre politiche si arrangia, si arrabatta, dai. Allora, abbiamo comunque alle spalle 3 anni di pandemia e più di un anno di guerra adesso. Beppe Severnini. Appunto. Ho ceduto il mio tempo al professor Cacciari, mi sa che è tardi. Se hai una domanda, volentieri. No, siccome oggi non c'è stata l'attesa conferenza stampa, tu cosa avresti chiesto oggi alla Meloni?
Ma avrei chiesto se farlo il 1° maggio voleva dire sfidare al duello i sindacati, lei non mi avrebbe risposto, meglio gliel'avrei chiesto, come intende rifinanziare il cuneo fiscale, come intende trasformare questi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato che diano sicurezza ai più giovani, come pagheranno la pensione i più giovani con questo tipo di contratti, gli avrei chiesto anche questo e poi le avrei fatto anche un complimento perché devo dire che il video che ha registrato chiaramente senza leggere per 3 minuti camminando e poi entrando in consiglio, quella roba lì rimane nella testa e io dico, abbiamo qui una rappresentante della CGIL, ricordatevi, io sono un osservatore, sono un giornalista, che avete un avversario coi capace, perché voi eravate oggi a Potenza a fare una cosa tradizionale, anche molto ammirevole, eccetera. Però questa fa un video di 3 minuti camminando davanti alla telecamera e poi entrando nella sala del Consiglio dei Ministri, questa roba rimane impressa. Quindi occhio, allora, perché avete di fronte una che dal punto di vista della comunicazione sa il fatto suo, questo mi sembra evidente. Ma su questo non c'è ombra di dubbio, mi dispiace però darti una cattiva notizia, Beppe Severini, perché questo video di 3 minuti aveva almeno 3-4 tagli. Però detto questo, Giorgia Meloni resta una grande comunicatrice. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro. La ricchezza dell'Italia proviene sempre meno dal lavoro, guardate. Oggi si è festeggiato il lavoro o ciò che ne resta. Nel dopoguerra il lavoro creava il 65-70% del reddito nazionale, oggi contribuisce solo per il 47%. È dalla fine degli anni 80 che meno della metà dei redditi complessivi degli italiani deriva dal lavoro. La quota principale viene dalle attività imprenditoriali, dagli investimenti finanziari, dalle rendite immobiliari. Queste ultime, anche se non generano nuova attività produttiva, hanno un peso crescente nell'economia, valgono quasi il 13% del PIL e normalmente si trasmettono per diritto ereditario. Beneficiano anche di imposte di successione irrisorie, a differenza di quelle che penalizzano il lavoro. Naturalmente c'è lavoro e lavoro. Secondo l'indagine della commissione ministeriale guidata nella scorsa legislatura dall'economista Andrea Garnero, sono circa 3 milioni i lavoratori dipendenti in condizioni di povertà. Mentre sabato scorso un'inchiesta di Milano Finanza ha rivelato che in un anno come il 2022, in cui l'indice di riferimento della borsa è sceso del 12%, gli stipendi dei manager delle 40 società che ne fanno parte sono aumentati del 14% dopo essere saliti del 35% nel 2021. Ha guadagnato 23 milioni e mezzo l'amministratore delegato di Stellantis, ne ha guadagnati 11 il presidente, si è accontentato di 6 milioni il presidente di Unipol, di 5 e mezzo l'amministratore delegato delle Generali, di 4 e mezzo quello di Banca Intesa. Ha guadagnato oltre 4 milioni il numero 1 di Amplifon, potrebbe sfiorare i 10 milioni lo stipendio del capo di Unicredit e sono in crescita anche i compensi milionari dei manager di società controllate dallo Stato come Saipem, Snam ed Eni. Milano Finanza fa notare che l'aumento dei compensi dei vertici delle società quotate non trova riscontro nelle buste paga dei dipendenti, ma questa non è più da tempo una notizia. Eh già, grazie Gianna Fracassi, grazie ecco, Massimo Cacciari. Grazie, ci ha esattamente riassunto quello che stavamo dicendo durante la puntata. Grazie professor Cacciari, grazie Beppe Severini, grazie Alessandro Sallusti, grazie spettatrici e spettatori. Adesso restate con noi perché c'è il film di Nanni Moretti, Habemus Papam, con Nanni Moretti, Michel Piccoli e Margherita Bui. Noi ci vediamo come sempre domani 8:30. Arrivederci. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.